Siamo a Portici, da Vocali, libreria, casa editrice con Margot Aten, che ha da poco finito di presentare il suo libro d'esordio, Tolma, il coraggio di uccidere, Vocali editrice. Allora, questa storia, introducici tu in questa narrazione che è molto particolare, è un fantasy, questo possiamo sì. dirlo. Vai. Allora, Tolma diciamo che risponde brevemente a una sola domanda. E se esistesse la reincarnazione? Quindi tutta la storia ruota intorno a questa grande domanda che poi mostra i suoi pregi, i suoi difetti, la sua realtà e la sua utopia, che poi non finisce mai, è un circolo, è un loop infinito. Ma questo loop è di tormento o di gioie? Se noi potessimo ricordare tutti i nostri amori passati, saremmo tristi o felici? Da tutti questi interrogativi, la tua formazione sicuramente classica. È umanistica, classica. Prima ho sentito che questa storia nasce da un corso di scrittura creativa che hai seguito, e periodo pandemico, ed erano diciamo dei fondi. Che dal corso di scrittura creativa è nato quel libro da cui io mi voglio disintossicare, diciamo. L'hai detto prima durante la presentazione. Sì. Ok. Quindi hai accantonato quella sì, scrittura per e ti sei dedicato a questo. Quindi mi sembra di capire che per te la scrittura è un'urgenza, all'ennesima potenza. Io ho bisogno di scrivere perché se non scrivo mi sento male. Mi sento male fisicamente, mi viene mal di testa, mi arrabbio, mi dà fastidio non scrivere. In questa narrazione, in Tolma, hai trovato quindi una sorta di pacificazione e di tranquillità, tutto sommato. Non proprio, però sì. Per una fase iniziale, quindi per te la scrittura è un struggimento anche. È il binocolo attraverso cui cerco di vedere il male che c'è purtroppo nel mondo e non lo posso togliere, però posso vederlo sotto un altro punto di vista. Diciamo, come nascono tutte queste domande? Sei sempre stata così? La scrittura è un modo per accompagnarti nella risoluzione di quelli che possono essere considerati degli enigmi? Diciamo che io non ho la consapevolezza di farmi domande o di credere in qualcosa o di avere un bisogno. So che ho questa consapevolezza quando qualcuno mi dice che lui non ce l'ha, quindi non so bene rispondere a perché o se effettivamente mi faccio domande. Perché hai scelto il fantasy per raccontare? Per me non è un fantasy. Per me non è un fantasy perché io non so a che genere effettivamente appartenga Tolma. Per me è semplicemente una storia che non poteva più stare nella mia testa, era troppo stretta nella mia testa e forse in questo libro non so se è a suo agio, non gliel'ho mai chiesto, però io spero che lo sia. I personaggi come nascono nella tua testa? Sono le domande che prendono forma e poi diventano essi stessi personaggi qualcosa di esasperato rispetto a quella caratteristica, a quell'interrogativo che tu ti poni? O c'è un altro processo che ti conduce a crearli? Nascono spontaneamente, penso, nascono dal bisogno di trovare persone più simili a me, però non troppo, persone più simili a me che non esistano davvero, perché se esistessero forse non sarebbero mie amiche, non sarebbero miei amici, forse se esistessero io non mi troverei molto a mio agio con loro perché sanno troppo e sono anche molto cattivi a volte nei miei confronti. Quando hai finito il libro, la storia, no? Come ti sei sentita? Cioè, quando hai capito che era veramente finita? Nel senso che quando uno scrive a volte è preso, no, da questo flusso, quindi non sai, a volte hai in mente tutto ben definito, altre volte, e questo mi sembra più il tuo caso, hai un'idea ma comunque c'è una circolarità, una continua evoluzione. Come fai a capire quando realmente si è esaurito quel flusso? Quando io ho ancora altro da immaginarmi, ma effettivamente il lettore non vuole più sapere niente.
Quindi riesci, mi incuriosisce questa cosa, a metterti nella veste di lettore e nella veste di scrittore e poi di protagonista? Allora, diciamo che protagonista no, cioè io sono tutti personaggi, non sono solo Ed. Sì, Ed sono io, ma ci sono anche altri. Diciamo che la veste di lettore cerco di farlo perché indubbiamente devo far finta di non averlo mai letto, anche per darmi un consiglio, per salvarmi dal mare magnum che posso creare. Ti piacciono le storie che terminano con un finale aperto o preferisci le storie che sono contenute, quindi si definiscono all'interno di un percorso che però giunge alla fine? A me piacciono le storie, quindi magari mi piace una storia che mi sconvolge, quindi se una storia io non mi aspetto il finale aperto e c'è il finale aperto mi piace, se invece un finale aperto c'è perché magari è il migliore ma non poteva essere il solo, forse non mi piace. Sorpresa quindi sotto tutti i punti di vista. L'altro libro che da cui è nato questo in un certo qual modo, nel senso, diciamo, che è stato un momento, hai accantonato quello e quindi ti sei dedicata a quest'altro. Hai intenzione di riprenderlo? E perché, se sono curiosa, ti procura davvero sofferenza, tanto che l'hai dovuto lasciare, allora, se posso chiedertelo? Sì, io già l'ho ripreso. L'ho ripreso quando ho finito di scrivere Tolma, quando avevo finito più che altro di mettere a posto tutto, quando mancavano pochi mesi dal firmare il contratto, diciamo. Non pochi mesi, poche settimane dal firmare il contratto. L'ho ripreso perché sapevo che quella storia prima o poi qualcuno la leggerà, perché deve leggerla, perché deve essere letta. Perché quel libro sono io. Cioè, io sono in tutti i libri, però l'altro è particolare. Mi spieghi, scusami se ti interrompo, cosa intendi quando dici io sono in tutti i libri, in tutti i personaggi? Mi colpisce molto perché per te che lo esprimi questo concetto è chiarissimo. Per me che ti ascolto è chiaro, però mi piace capire bene cosa intendi, perché secondo me ciascuno quando fa questa affermazione la adatta a se stesso, quindi non c'è una definizione che vada bene per tutti, quindi mi incuriosiva comprendere la tua. È che molte persone chiedono agli scrittori, ma da chi hai preso spunto per fare questo personaggio? Da nessuno, è semplicemente qualcosa che si crea da solo, ha vita autonoma, io incontro e l'ho avuto mio perché l'ho fatto io, è come un figlio, non posso dire che mio figlio sono io. Però non posso neanche dire che non sono io. Chiarissimo. Un'ultima domanda. Quanto, so che tu, l'ho letto nella seconda di copertina, hai un particolare interesse per la mitologia greca? Anche i Queen. Va bene, spazi. Giustamente, giusto, le contraddizioni e contrapposizioni che sono belle, ci rendono particolari, no? C'è quindi questo particolare interesse nei confronti della mitologia greca. Quanto ce n'è in questo lavoro, in questo scritto? La mitologia greca? Perché prima ho sentito dei nomi di personaggi che mi sono noti, quindi per questo te l'ho chiesto. La mitologia greca c'è sempre, a volte il lettore non la percepisce, a volte arriva quando uno non se l'aspetta, arriva quando è la spiegazione che meno può sembrare concreta, e invece è proprio quella. Cosa, ultimissima domanda, era l'ultimissima, adesso facciamo l'ultima, perché è piacevole parlare con te, anche se sei molto precisa. Cosa ti aspetti da questo libro, ma non in termini di vendita, è troppo banale, cosa ti aspetti in termini di emozioni da parte del lettore? Io voglio dare Tolma a chi giudica gli altri, a chi discrimina, a chi crede che alcune cose non siano normali, non siano giuste. Ecco, davanti a nel dire che qualcuno non è normale, ci siamo messi nei panni della normale, ma forse la normale non si odia un po' per essere anormale, non si staccherebbe via il braccio per voler essere normale? Quanto pagherebbe una normale per essere normale? Ok, Margot, quanti anni hai? 16. Ricordiamo? 16. Ci sono buone premesse. Grazie. Facciamo vedere meglio il libro.
Allora, Margot, Le Valdine, Aten, Tulma, Il coraggio di uccidere, vocali editrice, e sono curiosa di leggerlo e aspettiamo con calma, come diceva prima Maria Cristina Orga, che nasca lentamente con i suoi tempi il secondo. Sì. Bene, grazie a te.